Buongiorno Alfonso, tu adesso ti sei abituato alla Tour Eiffel, però ti porto qui su un'altra torre che conosci benissimo. Allora, questa sera ti parlerò della necessità di smaltire questo oggetto che non si capisce perché sta qui da anni, a chi appartiene. Sta di fatto che ha detto il mio muratore di fiducia che non è una cosa molto corretta che sulla mia testa ci sia questa cosa, anche perché quando tira vento, io in piena notte, siccome il vento penetra e fa un suono allucinante che la gente quando viene a casa si spaventa, questo va eliminato. Primo. Allo stesso modo, questo, la cui paternità dovrebbe essere di Michele Cortellino, va eliminato. La domanda è: chi se ne deve occupare? In terzo luogo ti voglio far vedere il muschio, i fiorellini che escono da qui. Questa è tutta una guaina da sistemare e qui sotto in casa mia c'è lo schifo. E ultima cosa, abbiamo capito cosa produce l'infiltrazione in casa mia, primo. È questa ex canna fumaria che come vedi qui è deteriorata e quest'altro canale di sfogo non si capisce a quale casa appartiene, penso che ormai sia in disuso, però sta di fatto che da qui passa l'acqua che mi fa il casino in cucina. Quindi quello e quello. L'intervento di copertura di questa zona mi è stato quantificato in 250 euro che sono disposto anche a pagare io perché pur di non avere a che fare con questa gente pago io. Voglio solamente far notare la differenza tra lo schifo che sta qui e invece qui non abbiamo corpi estranei, non si capisce perché da questo lato non ci sono bidoni, non c'è nulla, a parte questa struttura che se avessi saputo l'avrei fatta realizzare pure io. Questo è un altro grande mistero del perché qua ci sia questo soppalco. Vabbè, risalirà a gente che a noi oramai non riguarda più, forse è passata pure a miglior vita. Quindi queste sono le cose di cui parleremo stasera. Bonjour et au revoir.